amici di TG Events, benvenuti alla seconda edizione di Food Golf sulla spiaggia ad Alassio, una delle follie, prime follie dell'anno, e non sarà l'ultima. Allora vi mostro immediatamente quello che succederà nel corso di questa giornata qui ad Alassio. Quello che vedete alle mie spalle è parte del percorso che possiamo andare a fare anche insieme di Food Golf sulla spiaggia. Quello che succederà oggi è che la squadra dei campioni di calcio, grandi campioni del passato, sfiderà invece i campioni del Food Golf. Non so quale dei due sia più campione, ma quello che vedete è che la particolarità è che a ogni buca ci sarà anche una Befana ad attenderli, perché questo è l'appuntamento della Befana di Alassio, qua in uno dei posti in assoluto più belli d'Italia, una delle spiagge più belle d'Italia. Noi tra poco andremo a vedere come si comportano i campioni e a incontrare anche tutti coloro che sono con noi oggi, tra gli altri due campioni del mondo, Simone Barone e Gianluca Zambrotta, e poi Domenico Marocchino, non solo, Marco Nappi, Claudio Sala, ma non potrei citare Evaristo Beccalossi, che ha vinto l'anno scorso. Per citarli tutti ci vorrebbe un quarto d'ora, e allora andiamo a conoscere i protagonisti della puntata di quest'anno. Questa dunque la prima buca da affrontare, è quella in direzione di La Iguaglia. Ci sono già i primi campioni schierati per la prima buca. Ma che cos'è il foot golf? E allora ve lo mestriamo immediatamente. È un modo per giocare al calcio con i piedi, ma seguendo le regole del golf. C'è un punto di partenza, praticamente abbiamo 12 buche presenti con 12 befane. I campioni che si sfideranno qui sulla spiaggia dovranno riuscire a percorrere, a compiere, a completare queste 12 buche nel minor tempo possibile, con il minor numero di colpi possibili. Qual è il segreto di questo foot golf sulla spiaggia? A parte che ci stiamo divertendo, e quindi anche l'anno scorso è stata una bellissima manifestazione. Però conoscendo Luca, io volevo giocare per vincere, però mi ha detto che se vinco anche quest'anno non mi invita più. Quindi giocherai con handicap? Quindi giocherò e cercherò di arrivare al secondo come minimo, perché se vinco ancora non mi invita più, io ci tengo a tornare. È stato chiamato in causa da Evaristo Beccalossi, è vero che hai minacciato di lasciarlo a casa se vince anche quest'anno? Beh, quest'anno il Becca non può vincere, ragazzi, anche perché lui tenterà di vincere in tutte le maniere, il Becca, ma non ce la farà, perché il Becca è una persona sicuramente altruista, dunque vorrà passare per forza il testimone a qualcun altro. Dunque, ragazzi, l'obiettivo è che non vinca Beccalossi. Tra i campioni in gara a Food Golf sulla spiaggia nel 2017 c'è anche Simone Barone, campione del mondo. Simone, tu hai scelto la terza via perché stavamo discutendo tra piedi nudi o con le scarpe, tu calzini. Sì, per i calzini forse è quello migliore per provare, però è bello, è la prima volta, è un bel gioco, una bella giornata, bella di sole, c'è tanta gente, quindi siamo contenti per questa bellissima giornata della Befana. Tra i campioni del Food Golf 2017 c'è Diego Fuser. Diego, come sta andando? Bene, bene. In questo momento siamo pari, quindi stiamo comportando abbastanza bene. Ma tu eri già abituato a calciare sulla sabbia? No, sulla sabbia no. Ho giocato una volta in un campo vero, sempre a Food Golf, però è molto bello, divertente. Claudio Chiappucci non lo si ferma mai, basta una sfida e lui c'è, bicicletta, corsa, calcio. Com'è arrivato il foot golf sulla spiaggia? Perché questo è uno dei più semplici che faccio, quindi è una sfida che ogni tanto deve equilibrare le altre che sono più difficili, no? Quindi in amicizia, anche con l'ambiente del calcio, con gli organizzatori, è anche bello essere qua. Cioè tu sei in fase defatigante a fare una cosa? Diciamo che questo è proprio per me meno stressante, no? Perché è breve. Non ti rendi conto dello sbaglio, dell'errore, però insomma è una bella giornata, bisogna sfruttarla che è così. Anche Domenico Marocchino tra i campioni di Food Golf 2016, allora avevi già provato? No, però se mi chiamavano fra un anno era meglio, perché arrivo da un'operazione all'anca 4-5 mesi fa, è un po' un problema, però è una cosa molto divertente, sono contento che c'è molto pubblico ed è una cosa molto simpatica e molto goliardica. Senti, secondo te di quelli che sono qui, dei tuoi ex colleghi o colleghi, allora, che sono qui, allora, chi è il più pericoloso? Allora, il più pericoloso, perché lavora con me, Evaristo, però non so se fa una vita seria da professionista, però c'ha i piedi buoni, quindi secondo me è avvantaggiato. Poi mi sa che è il campione in carica, no? Il campione in carica, ha pagato qualcuno, comunque lui è uno dei più bravi in assoluto.
è la difficoltà nel calciare in queste condizioni? Vabbè, prima di tutto senza scarpine a piedi nudi, quindi questa è la difficoltà principale. I piedi sono quelli che sono, quindi questa è la prima difficoltà. E poi la spiaggia, sicuramente la sabbia, se uno è abituato, non è così facile. Perché vedo che qualcuno invece ha scelto di usare le scarpe comunque. Vabbè, Evaristo Beccalossi, lui senza figurati a piedi nudi non può mai giocare. No, però vabbè, chiaramente siamo sulla spiaggia, è bello giocare a piedi nudi anche. Beppe Baresi! Come va? Bene, bene, la giornata con un sole stupendo, un pochino più calda, quindi ci stiamo un po' divertendo sulla spiaggia. Allora, sto chiedendolo a tutti, insomma, tu eri già abituato a calciare sulla sabbia? Ma ho fatto delle partite sulla sabbia, quindi un pochino la conosco. Non è la prima occasione, la prima prova su questo bellissimo gioco, quindi facciamo un po' d'esperienza. Com'è ritrovarsi anche qui con tanti colleghi, ex colleghi, insomma, in una situazione divertente come questa? Ma sicuramente è una bella cosa, sei stato invitato, ci ha fatto tutto Beccalossi, con il quale ho un ottimo rapporto. Io su Facebook, no, su WhatsApp ho fatto il gruppo Ex Inter, una volta al mese ci troviamo, per cui siamo ancora in ottimi rapporti. Il fatto di essere venuto qui vuol dire che si apprezza questa amicizia comune. Con Luigi Gualco che gioca in casa a FootGolf 2017. Allora Luigi, ma si dice che tu abbia passato giorni e giorni ad allenarti sulla spiaggia per misurare, insomma, il percorso. No, quello no. Sicuramente mi sono allenato sulla spiaggia perché sono nato qua e fino a 20 anni ci ho abitato, quindi poi sono andato a Cremona a giocare nella Cremonese. E comunque è un terreno che conosco molto bene, ecco. Senti, com'è ritrovare tanti ex colleghi, insomma, che con cui magari quando vi siete incontrati nello spogliatoio c'era un po' più di tensione magari? No, è un piacere, sempre un piacere queste manifestazioni per beneficenza, anche perché si ritrovano tanti amici e nemici, ma è sempre un piacere perché si sente l'esperienza che stanno facendo, insomma, Zambrotta che è in India a allenare, allora è motivo di stare un po' insieme. Con Marco Nappi, un nome che ho urlato nella curva dell'Atalanta milioni di miliardi di volte. Allora, come sta andando? Alla grande, ho visto un colpo di Luga e è finito il calcio. Però devo dire che tu hai fatto dei colpi da biliardo adesso, cioè. No, vabbè, ho fatto anche qualcuno non da biliardo, proprio brutto. Però sto andando veramente alla grande. No, vabbè, ma la manifestazione è splendida. L'ho già fatta l'anno scorso, Luca con Marco sono due ragazzi veramente speciali che vanno premiati veramente per queste iniziative che sono veramente fantastiche. Claudio Sala, un altro dei tanti campioni presenti oggi, questo è un vero derby. È un vero derby, campo neutro ad Alassio e quindi abbiamo fatto Toro contro Juve. Allora, chi hai visto? Bellissima l'iniziativa, visto che è a favore di gente che sta peggio di noi. E quindi è importante, è la prima mia partecipazione, se non sbaglio questa è la seconda manifestazione, quindi è una cosa molto, molto intelligente e ben studiata. Gianni Vasino, una delle mitiche voci del calcio che non ha voluto mancare a questo evento, allora diciamolo, chi era il più scarso? È difficile, erano molti scarsi, però Beccalossi per esempio era scarso quando andava in campo e non aveva dormito bene il sabato, perché mi diceva sempre: stanotte mi sono rivoltato nel letto e facevo una partitaccia. Quindi può essere che ieri allora magari abbia fatto bisboccia. Il vinto di blu, felice di stare lassù. No, qui lui è venuto con una serietà professionale straordinaria. Io credo che uno come Beccalossi oggi sia difficile da trovare. Ecco dunque il momento finale, è il momento in cui finalmente siamo alla 13ª buca. Lo vedete, ci sono due volontari, sono due dei bagnini di Alassio che si sono piazzati in mare per sostenere i pali della porta. C'è il nostro portiere Barbero che è il volontario portiere che dovrà parare i tiri dei campioni che hanno giocato. Il gol o meno fatto adesso con l'ultimo tiro, con la 13ª buca shot, sarà fondamentale per la vittoria di FootGolf 2017. Una manifestazione
manifestazione sportiva. Non dimentichiamoci che Alassio è comune europeo 2017, quindi abbiamo iniziato alla grande con una grande manifestazione sportiva, tanti sportivi importanti a giocare oggi sulla nostra spiaggia e quindi tanta gente a guardare. Queste manifestazioni fanno turismo. Sì, è una manifestazione divertente, riuscita, un meteo favorevolissimo. Molti turisti che affollano la spiaggia oggi per poter vedere questi campioni che sono indimenticati e indimenticabili, per cui tutto ok, tutto perfetto, siamo veramente contenti di questo successo. Eccolo il vincitore di Foodgolf nell'edizione 2017, Gianluca Zambrotta. Allora Gianluca, qual è la tattica, la strategia utilizzata? Tanta fortuna, oggi tanta fortuna, quindi sono solo questo, però no, l'importante oggi era comunque dare un contributo importante per la ricerca dell'Arc, quindi questa credo che sia stata la cosa fondamentale per tutti. Tantissima gente, bellissima giornata, quindi stupendo. Si chiude qua dunque l'edizione 2017 di Food Golf on the Beach sulla spiaggia di Alassio, una edizione divertentissima con un contributo straordinario di tutti i campioni che hanno partecipato, tanto del mondo del calcio quanto del mondo del food golf. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento. L'appuntamento è sulla spiaggia di Alassio per il prossimo anno, nel 2018. Ciao!